CIGEP 2020, ci troviamo allo stand della CRS e siamo in compagnia del maestro pasticciere Sal De Riso, che intanto salutiamo nuovamente. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno e bentornato, Salvatore, perché intanto proprio qui allo stand di CRS. Sì, siamo a Rimini alla CIGEP, naturalmente alla fiera internazionale di pasticceria, gelateria, panificazione. Appunto quest'anno ho anche un corner del mio locale di minori qui a Rimini, che rappresenta appunto il meglio della mia produzione. Sono ospite da CRS, che si occupa di arredamenti, e abbiamo sia i prodotti freschi, quindi a 4 gradi, le monoporzioni, le torte, ma anche i grandi lievitati che voi tutti ben conoscete. Tu realizzi una serie di prodotti che vengono oramai distribuiti non solo nella regione Campania, non solo in Italia, ma internazionalmente, attraverso una rete di rivenditori e distributori che garantiscono la tua qualità in modo costante. Certo, è un lavoro molto particolare, non è un lavoro capillare, abbiamo delle realtà all'estero, anche, ma soprattutto anche in Italia, dove settimanalmente produciamo i nostri prodotti in modo artigianale, con i grandi ingredienti, e li facciamo arrivare sulle tavole dei ristoranti che hanno un occhio particolare al dessert e alla qualità. Io dovrei chiederti a questo punto: qual è il segreto del pasticciere Sal De Riso? Beh, il vero segreto, a parte le conoscenze, no? E le tecniche che si utilizzano in pasticceria, sono i grandi ingredienti. Gli ingredienti nobili che voi tutti conoscete, a partire dal burro, il latte, la panna, e io appunto per questi prodotti mi affido a una ditta italiana che lavora solo da latte italiano, che è il consorzio Virgilio di Mantova, che mi fornisce questi prodotti. E quindi con questi ingredienti straordinari riesco a fare appunto tante specialità. Quest'anno non ultimo anche il panettone realizzato con lo mascarpone fresco, che ho trasformato in crema all'interno del prodotto. È stato un grande successo nazionale che si ripeterà anche per la Pasqua. Prodotti assolutamente italiani, dunque nazionali, e prodotti del territorio. Qual è il tuo preferito? Beh, il limone di Amalfi innanzitutto, che mi ha fatto conoscere al mondo. Quell'olio essenziale così profumato rimane inebriato nella mente di chiunque lo assaggia, lo sente, lo annusa. E quindi a partire dal limone, ma passando per i fichi bianchi del Cilento, per le nocciole di Giffoni, le mele annurche, le albicocche, abbiamo talmente tanti prodotti straordinari che mi ha reso sicuramente la vita più facile e più semplice per realizzare grandi prodotti. E naturalmente la ricotta di tramonti, questa non la possiamo dimenticare. Tu sei un creativo, qual è il prodotto che tra i tanti realizzati negli ultimi anni è quello che ti ha dato maggiori soddisfazioni, diciamo il figlio a cui tieni di più? Allora, i cavalli di battaglia sono tanti, la delizia al limone rimane sempre uno dei dolci più venduti, che piace di più alla gente. Ho l'onore, il piacere di ricevere in pasticceria persone, turisti, che fanno centinaia di chilometri per venire a Minori ad assaggiare la mia delizia, ma anche la torta ricotta e pera, che ormai è diventato un must italiano imitatissimo. Ho poi tante specialità legati al territorio, i dolci del cuore, che sono i dolci che ho dedicato ai miei figli, la torta Anastasia, la torta Antò con caramello e caffè, e poi la torta Narella dedicata a mia moglie con lo yogurt e i lamponi, ma poi naturalmente tante altre specialità fresche, torte, monoporzioni, i gelati, e non dobbiamo dimenticare i grandi lievitati, i panettoni, che ormai sono una grande fetta del mio fatturato, ma soprattutto ricevere complimenti da tutte le parti d'Italia, soprattutto anche dal nord, perché potrebbe essere scontato, no, che i miei conterranei abbiano il piacere di comprare e di farmi complimenti, ma riceverli dal nord dell'Italia, dove è nato il panettone, questo mi gratifica ancora di più.
tu sei uno dei maestri del lievito madre e fai anche dei corsi di formazione per diventare pasticceri o anche affinare le proprie tecniche. Qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per seguire i tuoi corsi, chiedere maggiori informazioni e chissà parteciparvici? Ma faccio dei corsi a minori in pasticceria durante i mesi invernali, poi naturalmente nelle scuole dove mi chiamano a tenere queste giornate per specializzare i ragazzi su una tecnica o comunque sull'importanza, sugli impasti, il lievito, ma anche sulle torte moderne. Chiaramente l'indirizzo è info@salderiso.it per mandare un'email, www.deriso.it. Salvatore, grazie per la disponibilità, ci rivediamo prestissimo. Grazie, un grande saluto a tutti voi, vi aspettiamo in costiera quando volete.